studenti per gli studenti, studenti per la scuola e per la società. Così si presentano i ragazzi delle scuole superiori aderenti alla rete degli studenti medi del Veneto, associazione attiva Belluno, Padova, Venezia, Vicenza, Verona e Treviso. La rete degli studenti medi è un sindacato studentesco, ovvero un'associazione che si occupa di difendere i diritti degli studenti e delle studentesse, in questo caso nella nostra regione, all'interno delle scuole, ma non solo, anche fuori, creando gli studenti come parti attive della scuola e della società. Erano una cinquantina in rappresentanza delle varie province, quelli che si sono riuniti a Vicenza presso i chiostri di Santa Corona per discutere e approvare il piano di lavoro dei prossimi due anni e rinnovare il gruppo dirigente. A loro il compito di portare sul tavolo delle istituzioni e dei dirigenti le difficoltà vissute ogni giorno. Ci sono dei problemi riguardanti il diritto allo studio, i trasporti, l'edilizia scolastica che affliggono gli studenti del Veneto e che non vengono abbastanza sentiti come dei veri temi importanti anche di una campagna elettorale come quella a cui ci stiamo per affacciare. Questi giovani rappresentano un modo positivo di vivere e migliorare la scuola, lasciando a noi adulti un po' di speranza in più verso di loro. Noi siamo qui, rappresentiamo non soltanto un futuro, ma rappresentiamo un presente, come appunto dice lo slogan del nostro congresso, partecipare il presente e costruire il futuro. Noi speriamo di essere una speranza anche qui, cioè anche qui nelle attività che facciamo. Naturalmente l'impegnarsi è una cosa che apparentemente si dice spesso che sta andando perdendosi, ma come potete vedere in realtà ci siamo e vogliamo continuare a esserci e impegnarci.